Ciao a tutti ragazzi, ho delle pessime notizie su The Elder Scrolls 6 e Starfield, ahimè, da darvi. Per lo più su The Elder Scrolls 6, perché non è che sto troppo aspettando Starfield, io so, 8 anni che aspetto The Elder Scrolls e sono tentato quasi di farmi ibernare ogni volta a svegliarmi solo a dire è uscito The Elder Scrolls! No, allora ribernatemi, cazzo! Infatti ragazzi, pochi giorni fa, l'11, si festeggiava 8 anni dall'uscita di Skyrim, sembra assurdo, a me mi sembra ieri, non lo so, sarà che non è... Io almeno, molti di voi anche mi hanno detto, non ho mai smesso di giocare. Soprattutto l'estate lo ritiro fuori, non so, sarà che c'hai voglia di riandare nella tundra gelida, soprattutto d'estate che fa caldo, mi prende questa voglia e mi faccio un nuovo VG e riesco di nuovo un'altra volta seduto su quel cavolo di carrozza. Comunque, detto questo, regà, ho una pessima notizia che io, ahimè, già sospettavo da mesi, quindi non mi ha colpito molto perché, ahimè ragazzi, io lo sospettavo, non l'avevo già anticipato negli scorsi video, infatti. E a quanto pare, ragazzi, per The Elder Scrolls 6 e Starfield ci sarà ancora il Creation Engine, quindi lo stesso motore grafico che abbiamo visto in Skyrim. Un'altra volta, anche dopo Fallout 76, lo rivedremo in Starfield e in The Elder Scrolls 6. Ha rilasciato queste aberranti dichiarazioni Todd Howard con il suo sorriso da marpione, sperando ancora di incantarci, ma basta. Per Fallout 76 abbiamo cambiato molto. Il gioco utilizzava un nuovo render, un nuovo sistema di illuminazione e il nuovo sistema di generazione di paesaggi. Per Starfield cambieremo ancora di più e per The Elder Scrolls 6 all'orizzonte ci saranno ulteriori cambiamenti. Amiamo il nostro editor. Ci permette di creare mondi molto velocemente e i modder lo conoscono bene. Allora, a parte i modder stessi hanno proprio detto a Todd basta, non ci mette in mezzo perché noi siamo i primi che volemo cambiare. Che i modder sono stati i primi a dire sono un parametro nuovo motore grafico, Todd, non ti preoccupare. Poi amiamo il nostro editor, ci permette di creare mondi molto velocemente. Ah, ecco dov'è il problema, che i mondi voi fate velocemente così, tipo... Forse è lì il problema, ragazzi. Smettetela di fare i mondi velocemente e poi vanno a fare 4 campari al bar. Fateli con un po' più d'attenzione. Poi, ragà, lo sapete, io con questo motore grafico mi ci sono divertito, quindi lo adoro. Però sono passati 10 anni. Per quanto abbiamo altamente dimostrato che questo motore grafico, che tutti si criticano perché è molto datato, ha sicuramente molte più potenzialità di quello che ha dimostrato, dato che un gioco del 2011, adesso super moddato, diventa così. Comunque, quindi questo motore grafico può sicuramente dare di più, ci mancherebbe. Poi io me lo ricordo, lo adoravo già per piccole cose, che comunque nel gioco, nell'universo di gioco di Skyrim, che era che se ti cadeva un oggetto, quello esisteva realmente nell'universo di gioco e rotolava via giù per la montagna, quindi ti cadeva l'anello per sbaglio, rilevavi il menu e vedevi l'anello che cadeva e iniziava a correre giù per la discesa e te lo dovevi inseguire. Sembrava tipo un minigioco. L'altra cosa fighissima in quell'universo gigantesco di gioco era che sapevi che se anche se stavi in cima alla montagna a combattere col drago, a Whiterun alle 8 di mattina il locandiere andava a aprire la locanda. Poi vabbè, c'aveva sicuramente le sue limitazioni, i suoi bug, e io non so, spero li sistemeranno. Io non so se vi ricordate l'effetto assurdo che c'era quando cadevi giù dalla montagna, se ti congelavano, i bug che partivano, che finivi tipo in un universo parallelo, non si capisce. Guardate quella capra, chissà che cazzo sta a pensare, poraccia. E io non vorrei ritrovarmi di nuovo come quella capra nel 2021 con The Elder Scrolls 6. È vero anche che era tempestato di bug perché si potevano fare un'infinità di cose, non soltanto per il motore grafico, cioè potevamo creare degli stivali che facevano danno da fuoco, metterli nell'inventario dell'avversario e ucciderlo, come potevamo trasformarlo con un bastone in un involtino. Ne avevamo parlato già nello scorso video, avevamo parlato anche della grafica e delle modifiche che verranno applicate in The Elder Scrolls, della fotogrammetria. Abbiamo parlato soprattutto di Shirley Carey, che è la nonna Skyrim che è stata aggiunta in The Elder Scrolls, e quindi vi consiglio di vederlo questo video. Come in Death Stranding c'avevano Norman Reedus, noi c'avevamo la nonna Skyrim e ne siamo anche abbastanza fieri di questo. Il motore grafico può dare sicuramente di più, ma è anche indubbio che... Non c'è alcun dubbio che questo motore grafico ha sicuramente un bel po' di problemi. Quindi, io dico, Bethesda, ma basta, ma perché? Io potevo essere anche d'accordo per Fallout 76, che era nel 2018, ma arriviamo al 2021 con The Elder Scrolls,
non se ne può più. Le cose sono due: o sarà un altro mega fallimento totale, oppure forse con le nuove console, nuove schede video e visto che vengono apportate anche hard disk SSD, quindi dischi di stato solido che permettono di caricare molto più rapidamente le ambientazioni, che era una delle tante problematiche, perché comunque andava a pesare se tu aumentavi la risoluzione delle texture, come quelle che arriveranno nella nuova generazione, perché stanno implementando la fotogrammetria, quindi fotorealismo puro. In effetti per Skyrim erano già state inserite queste mod di fotogrammetria, quindi andavano a mettere immagini fotorealistiche su Skyrim anche 8K, però su un computer da gaming super massiccio, quattissimo. Forse le nuove console di nuova generazione potrebbero sfruttarlo al massimo. In effetti, se guardiamo Skyrim oggi con lo stesso motore grafico e tutte le limitazioni, che comunque è un gioco del 2011, se moddato può diventare un gioco giocabile tranquillamente oggi. Possiamo vederlo con le texture in 4K, l'occlusione ambientale, il ray tracing. Sembra un gioco che tranquillamente si può mettere nello scaffale anche oggi nel 2019. Però è vero anche che serve veramente molta potenza di fuoco, come dire, un computer molto potente, quindi non è ottimizzatissimo. Quindi anche se abbiamo voluto dimostrare che il motore grafico può fare di più e non è come ce lo ricordavamo nel 2011, vediamo come sarebbe se la Bethesda si svegliasse e smettesse di usare un motore grafico decennale. Ne avevamo già parlato perché la Bethesda aveva rilasciato queste notizie della fotogrammetria, quindi molti si sono illusi e hanno sperato che il motore grafico sarebbe cambiato, ma ovviamente io non ci sono cascato. Regà, si vede poco, ma da quel poco che si vede non è male. Vedremo se sarà su un nuovo engine o se saranno riusciti a sfruttare al meglio il Creation Engine e sfatare il mito che sia uno schifo di motore grafico. Ne sarei felice. Adesso ce l'abbiamo fotorealistico, cioè praticamente le pietre sembrano pietre vere. Io, ragazzi, c'è l'alta possibilità che il motore grafico non cambi. Sto pensando che fondamentalmente mi sa che è la Bethesda che è scontata, raga, è questo il punto. Non lo so, raga, anche una pessima notizia. Io, per quanto so le potenzialità di questo motore grafico, so pure le potenzialità in negativo di questo motore grafico, quindi non mi voglio ritrovare a modificare di nuovo il file redfall.ini per cercare di far comparire il cielo che era diventato nero, gli alberi che sono viola. Non lo so, raga, speravo anch'io in un'evoluzione e quindi ci sono rimasto male. Credo che anche voi ci sarete rimasti male. Spero che riescano a fare l'impossibile, magari a stupirci dopo 3000 fallimenti, che sia la cosa che li faccia alla fine redimere da tutto quello che l'estremo arazio, proprio la cosa che li salverà dal linciaggio, fondamentalmente, perché secondo me va a finire così. Di nuovo fare un gioco che è un capolavoro, però magari viene afflitto dal motore grafico, è proprio masochismo, ragazzi, perché davvero Skyrim era un capolavoro, ma c'aveva tanti problemini che si potevano evitare, perché comunque resta un gioco che è un capolavoro e secondo me andrete di nuovo a darvi la zappa sui piedi, fondamentalmente. Spero che non succeda e spero che ci stupirete tutti. Vabbè, ragazzi, abbandonando la negatività dei fallimenti Bethesda, parliamo un attimo di cose belle. Cosa vi è piaciuto di più di Skyrim e dei vari Elder Scroll che ci sono stati prima, e che cosa vorreste in questo nuovo Elder Scroll? Fatemi sognare, mettete tra i commenti le vostre teorie e quello che vorreste nel prossimo Elder Scroll. Io comunque ne parlerò nel prossimo video e vedremo un attimo le mie teorie e le vostre teorie. Io fondamentalmente vorrei, vabbè, innanzitutto sarebbe stato bello un nuovo motore grafico, animazioni migliori e nuove, la possibilità di volare, quindi non ci siano i binari come si muovevano i draghi, ma fondamentalmente poter prendere un drago, altre cose, e volare. Possibilità che le fazioni, si possano creare fazioni, e che come in varie mod dentro Skyrim c'era la possibilità, vi ricordate il Manto della Tempesta e la guerra che c'era con l'impero? C'erano delle mod per renderla molto più reale questa cosa, quindi incontrarli in combattimento e conquistare parti del regno. Sarebbe figo implementarle bene, ovviamente, queste cose. Anche, vabbè, migliorerei un pochetto il sistema d'avanzamento di livello, che era figo quello di Skyrim, però era brutto che eri il guerriero più coatto, ma anche l'arcimago, cioè non c'aveva troppo senso come cosa. Per il resto, regà, non lo so.
Speriamo bene, ragazzi, che dobbiamo fa'. Io mentre aspetto, molti di voi mi hanno parlato su Twitch di Rune 2. Anche se, ragazzi, mi sono informato un pochetto e ho notato che qualunque gioco puntiamo noi, raga, è afflitto da bug assurdi. A quanto pare è pieno di problemi questo gioco e oltretutto la Human Head Studio, ahimè, ha fallito appena ha fatto uscire il gioco, quindi neanche probabilmente lo potrà aggiustare, sistemare, fare qualche patch, anche se la società che ha acquisito la Human Head Studio ha detto che non vi preoccupate, ci penseremo noi a sistemare tutto. Indovinate chi si è comprata? È troppo comica sta cosa, raga. La Bethesda Softworks sistemerà questo gioco, però mi faceva troppo ridere, raga, pensa che è la Bethesda, non vi preoccupate. Dai, lo sai che sì, ragazzi, mi piacciono, eh? Hanno provato Rune 2. Questo gioco, hanno tagliato un albero, hanno visto che l'albero non si tagliava e schizzava in aria. Hanno detto, oh, ma questi sono forti. Questi mi piace il vostro lavoro, ragazzi. Capolavoro. Niente, vabbè, ragazzi, questa notizia bomba di Rune 2 che proveremo e vedremo comunque com'è. E vi saluto, ragazzi, grazie a tutti per l'attenzione. Vi ricordo di seguirmi su Twitch, dove faccio le live, il link è in descrizione. Mi chiamo Marco Chitano, è facilissimo, non è su Twitch, è Marco Chitano. Cliccate sul cuore, fate follower, attivate le notifiche e ci vediamo in live. Sarò in live quando il video sarà finito, io già sarò in live, quindi cliccate sul link qui sotto e ci vediamo in diretta. Dai, grazie a tutti, ragazzi, per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao belli.